buon pomeriggio e benvenuto a un nuovo appuntamento con Geoscienza. Lo sapete che c'è una branca della fisica che si chiama metrologia ed è quella branca che si occupa proprio delle misure. Noi oggi faremo alcune misurazioni molto particolari. Per esempio qui ho una lampada che riproduce abbastanza fedelmente la luce del sole e voglio andare a misurare quanti raggi ultravioletti emette. Se con questo strumento, io qua ho un sensore che ho appoggiato sulla lampada, leggo 0,9497. Secondo voi, se uso della crema solare antiraggi ultravioletti, questa misurazione dovrebbe diminuire? È un esperimento che facciamo insieme all'ospite di oggi pomeriggio, che è Luca Malagoli, fisico, ricercatore e divulgatore presso il Museo della Bilancia di Campo Galliano. Ciao Luca, ciao bentornato. Grazie. Allora, facciamo subito la nostra misurazione. Allora, io tengo lo strumento, mettiamoci anche un vetro proprio per completezza. Ok. Vai. Vediamo, andiamo a misurare quanto questa lampada halogena produce. 0,44, perché c'è il vetro che è un pochino la scherma, no? Anche perché io ero lontano dalla lampadina. Siamo a 0,65, che cosa sono questi? Milliwatt sul centimetro quadro, sì. Stiamo misurando che cosa? Quindi i raggi ultravioletti, sì, una sessantina, via. 0,60, sì. Ok, adesso io prendo un pochino di crema, tra l'altro a bassa protezione. Sì, a bassa protezione, questo è sufficiente. Mettiamo un pochino qua, proprio come se fosse la pelle nostra, la spalmiamo. Sì. E andiamo di nuovo a misurarlo. Aiutami. Sì. Andiamo a misurare sopra. Guarda. Oh, l'ha abbattuto completamente. Sì. Se io mi sposto invece lateralmente, vieni un po' più al centro più nel vetro, sì. Luce. Ritorniamo ai nostri 0,70. Se vado sopra la crema, allora la crema funziona veramente. La crema funziona. Senti Luca, grazie. Tu ci hai portato anche degli altri oggetti che reagiscono alla luce ultravioletta. Alla radiazione ultravioletta, sì, sono sensibili alla radiazione ultravioletta. Se li illuminiamo con una torcia che emana della radiazione ultravioletta, pian piano cambiano di colore. Quindi questa qui è una torcetta. Una torcia sì, non molto potente, non chiaramente. Molto potente. Alla luce del sole verrebbe molto meglio, insomma, si noterebbe più velocemente l'effetto. Ma perché questi cambiano colore? Io adesso li irraggio. Perché la pellicola che li riveste è sensibile e cambia il suo colore in base alla radiazione ultravioletta che riceve. Guarda, qualcuno sta diventando arancione. Sì, cominciano a diventare un po' scuri. Poi questi altri stanno diventando decisamente scuri. Sì. E se io levo la lampadina, vedi che sono rimasti cominciano scuri. Cominciano a essere colorati, sì. Senti, che cosa fate voi al Museo dei pesi e delle misure di Campo Galliano? Al museo facciamo qualche esperimento, tante misure, proviamo a fare tante misure noi e con tutte le persone che vengono a trovarci, specialmente bambini e ragazzi, e misure di vario genere. In questo caso abbiamo fatto una misura di raggio V, però possiamo anche farne delle misure un pochino più comuni, come possono essere misure di lunghezza, di massa, di peso. Allora, aspetta che intanto voglio vedere che queste hanno cambiato decisamente colore. Sì, si vede. E adesso come si fa per farle ritornare allo studio? Le lasciamo lì, pian pianino qua della radiazione ultravioletta non ce n'è perché siamo al chiuso dello studio, quindi pian piano tornano nel colore chiaro, originale, insomma. Si possono fare anche dei braccialetti? Possono fare anche dei braccialetti e il meccanismo è esattamente lo stesso. Quindi è una sostanza che cambia il proprio colore in base all'esposizione ai raggi ultravioletti. Sì. Possono essere usati tipo il mare per vedere quanta radiazione ultravioletta c'è, specialmente per i bambini, insomma. Guarda, è cambiato colore immediatamente. Prima era di questo colore qua e adesso sono diventati rosa e azzurro. Molto interessante. Ma senti Luca, tu facendo ancora degli esperimenti di ottica. Sì, anche di ottica. Ci hai portato dei filtri polarizzatori. Sì, si sente spesso parlare per esempio di occhiali con le lenti polarizzate, no? Sì, esatto. Questi qua sono in pratica due occhiali molto grandi che effettuano quello che fanno normalmente gli occhiali che portiamo con filtri polarizzanti. Ne abbiamo due, uno anteriore e uno posteriore.
a seconda della polarizzazione rispettiva di quello davanti rispetto a quello di dietro, possiamo vedere passare più o meno luce. Allora, se io metto una mano qua dietro... Se metto la mano lì dietro, per ora si dovrebbe vedere. Se cominciamo a girare... Aspetta un secondo, scusami, perché abbiamo messo un elemento in più. Allora, se io metto la mano dietro questi filtri, la mia mano si vede perfettamente. Si vede ancora, sì. Se cominciamo a girare questa lente... Guarda, appena la giri diventa tutta nera. Sì. Ritorna indietro lentamente, ecco la mia mano che appare di nuovo. E rifacciamolo girare ancora. Ok, rifacciamo nell'altro verso. E sparisce. Ma questo perché, Luca? Perché la luce è una radiazione che ha tanti componenti. Allora, se questo lo supponiamo essere tipo un cancello con delle sbarre verticali, sì. Se anche questo ha le sbarre messe nello stesso modo, riusciamo a vedere attraverso, come questo caso qua. Okay. Se invece le sbarre sono inclinate di 90 gradi, la luce fa molto più fatica a passare perché la componente che passa questo non riesce a passare questo e quindi dietro, diciamo, sembra quasi che ci sia buio. Certo, questo cosa vuol dire allora? Per esempio che se io utilizzo degli occhiali con lenti polarizzate e guardo i riflessi della luce sopra la superficie del mare... Ne vedo solo una parte. Quindi, una parte della radiazione viene filtrata dal filtro costituito dall'occhiale in questo caso. E infatti... I riflessi vengono tolti filtro polarizzatore e si vede perfettamente anche sotto la superficie. Infatti i pescatori di pesci spada utilizzano filtri polarizzanti per vedere il pesce spada sulle passerelle, sullo stretto di Messina. Ma tu qua ci hai messo... Ci hai portato la lastra di plexiglass dove è attaccato dello scotch normalissimo. Sì, abbiamo attaccato pezzi di scotch in modo totalmente casuale, anche sovrapposti, senza fare caso come vengono, e se li interponiamo fra i due, la lastra di plexiglass, fra questa lastra di plexiglass con tutti. Ah, guarda che bell'effetto questo, si vedono chiaramente di diverso colore, perché questo? Perché sono messi a caso, per cui sono più strati sovrapposti in modo totalmente casuale, quindi la luce viene riflessa o rifratta per varie componenti. Allora, i colori sono totalmente casuali. Se noi cambiamo il filtro? Se noi cambiamo il filtro davanti... Ah, scusami, cambialo tu allora. Giriamo il filtro davanti, pian pianino, vediamo cambiare i colori. Bello, bello, torna indietro ancora... Ancora una volta, facciamo. Quindi in questo caso alcuni raggi vengono fermati, altri passano e avendo girato il filtro in questo caso ne passano, diciamo, di quelli diversi rispetto al caso precedente, quindi la luce che arriva sulla lastra di plexiglass ha altre componenti e compone colori differenti rispetto sempre al caso precedente. Molto bello, a me ancora mi riferisco a certe immagini di mare, avete in mente quelle fotografie che vengono fatte in cui le barche sembrano sospese sulla superficie dell'acqua dove non c'è l'acqua, in quel caso sono stati utilizzati i filtri polarizzatori perché levano proprio la componente della luce della riflessa. Luce. Senti, la luce è un'onda. La luce è un'onda elettromagnetica. E noi adesso facciamo un bel esperimento. Andiamo a fare un po' di esperimenti con le onde. Guarda, veniamo qua davanti. Che cosa ci hai portato tu? Una molla molto lunga, chiamata anche slinky. Se la stendiamo tutta è parecchi metri questa. Con la quale vogliamo dimostrare si propagano le onde. Come si propagano le onde? Devo tenerla un po' tesa? Dobbiamo tenere un pochino tesa, poi quando è quasi ferma, più o meno, chiaramente, possiamo generare un'onda longitudinale tirando la molla da una parte, lasciandola andare. Bello! Pian pianino si attende. Ancora? Sì. Allora, questa è una onda longitudinale? Longitudinale, sì, che viaggia dentro la molla praticamente, diciamo, nella stessa direzione in cui è sviluppata la molla. Se invece vogliamo vedere di altro genere, possiamo tendere... Un'onda laterale questa? Sì, ci spostiamo un po' avanti così evitiamo... Vieni. La teniamo lateralmente e abbiamo un'onda trasversale che si muove su un piano, in questo caso orizzontale. Possiamo fare la stessa cosa tirandola ovviamente anche dall'altro lato, ma anche verso l'alto. E otteniamo un'altra onda trasversale su un piano verticale, in questo caso. Senti Luca, questo qua ci dimostra che l'onda in realtà non è un movimento di materia, perché le spire della nostra molla rimangono sempre nello stesso punto. Rimangono quelle, prendono l'energia della compressione iniziale, la trasmettono
fra di loro nelle varie spire nella direzione in cui viene dato. Viene data la spinta, insomma è una trasmissione di energia sostanzialmente. Certo, tanto è vero che quando uno mette un turacciolo in acqua e gli butta un sassolino vicino, il turacciolo si muove in alto e in basso, esatto. Ma non si sposta, non si proprio sposta. Perché le molecole dell'acqua trasmettono l'energia ma non il movimento di materia. Okay. Senti, però le onde possono dare origine a un fenomeno particolare, la risonanza. Sì, un fenomeno non sempre positivo perché può causare dei danni anche insomma, importanti. La risonanza è che ogni oggetto, indipendentemente da come è fatto, ha una propria frequenza e per quella frequenza lì le onde invece che attenuarsi nel tempo si amplificano. Allora, noi qui tu ci hai portato questo cavetto d'acciaio sul quale sono posti dei pesi che hanno delle... Lunghezze accoppiate. Sì. Se io faccio andare il peso piccolino, piano piano si comincia a muovere quello di lunghezza analoga. Sono praticamente pendoli semplici, quindi il loro periodo d'oscillazione dipende dalla massa, solo dalla lunghezza e non dalla massa. E gli altri sono rimasti praticamente fermi? Sì, ovviamente un pochino vibrano perché è uno strumento costruito in casa, però si nota bene che se messo in moto quello di lunghezza analoga identica a quello che hai mosso tu, insomma. Bello questo, fammi provare con quelli lunghi anche adesso. Quello lungo. Se io li fermo tutti. Sì, li teniamo un pochino fermi. Faccio partire solo quello lungo. Sì. Piano piano il suo compare lungo. Si mette a vibrare, a oscillare in modo più netto rispetto a tutti gli altri. In modo decisamente più netto e gli altri sono assolutamente fermi. Sì, Perché dicevi che questo può creare dei problemi strutturali? Perché nel momento in cui l'onda invece di attenuarsi si amplifica vuol dire che diventa sempre più grande e quindi può portare alla rottura dell'oggetto. E ci sono i casi, il caso famoso del Tacoma Bridge, ma anche molto più semplicemente il gessetto tirato sulla lavagna quando fa il suono stridulo è perché entra in risonanza e quindi produce quel suono. Ah, il gessetto sulla lavagna? Sì. Spezzandolo si cambia la sua frequenza di risonanza, per cui altrimenti se si tiene stretto in modo corretto, anche tenendolo per intero, non stridula. Quando fa quel suono fastidioso è perché si mette a vibrare, perché si muove esattamente, ha trovato la sua frequenza di risonanza, insomma. Senti, l'altro, il famoso ponte di Tacoma, invece negli Stati Uniti fu un ponte che appena costruito iniziò a vibrare a causa del vento. A causa del vento. Erro, no? Il vento azzeccò esattamente la frequenza di risonanza di quel ponte lì, le oscillazioni si sono amplificate sempre di più, causando il crollo e la distruzione completa del ponte. Sì, e questo vale per qualsiasi oggetto, insomma anche due oggetti identici vicini, non è detto che abbiano la stessa frequenza di risonanza, per cui... Se fosse stato un ponte analogo vicino, poteva rimanere su perché aveva una frequenza di risonanza differente. Insomma. Certo, questo signore non si rende conto del pericolo che sta correndo. Ricordo che nel crollo del ponte di Tacoma perse la vita soltanto un cane, poverino, ma il ponte fu costruito pochi giorni prima e nel giro di poco tempo fece questa terribile fine. Sì, tremendo, sì. Luca, io ti ringrazio moltissimo per queste tue interessantissime spiegazioni. Voglio ringraziare appunto Luca Malagoli, fisico, ricercatore, divulgatore presso il Museo della Bilancia di Campo Galliano. Che è stato con noi oggi pomeriggio e abbiamo visto come le onde possono dare origine anche a fenomeni estremamente distruttivi, perché mano a mano che vanno in risonanza, si sommano l'uno con l'altra e acquisiscono sempre maggior forza. Proprio alla forza si riferisce l'aforisma di questa sera, che è del poeta latino Orazio, e recita così: la forza senza intelligenza cade sotto il suo stesso peso, proprio come il ponte di Tacoma. Arrivederci. Grazie.